bellissima lezione. Io farò un breve commento. Intanto, guardare lontano. Noi abbiamo un compito, che è quello di delineare, di spiegare quale può essere il regime scopico del XXI secolo. È un compito della nostra, di noi studiosi. Se siamo capaci di fare questo, non c'è crisi che tenga. Noi avremo un ruolo in questa società. Se noi non siamo capaci di dare il non side gas, di esprimere il senso della nostra epoca, noi saremo una posizione marginale negli studi e nella società. Noi abbiamo il compito di delineare lo sguardo del XXI secolo, come tu hai fatto mirabilmente, con lo sguardo del Novecento. Questo è il compito a cui noi ci dobbiamo accingere, ed è un'operazione collettiva che non riguarda solo gli studiosi di cinema, di televisione, di fotografia, ma gli studiosi del linguaggio, gli studiosi di cultura visuale e una serie di discipline unite dall'antropologia alla semiotica, alla sociologia delle comunicazioni di massa che forse tutte insieme ci forniscono un cocktail di strumenti per analizzare una situazione inedita. Perché questo breve film che noi abbiamo visto mi fa risparmiare migliaia di parole. Sicuramente il regime scopico del XXI secolo non è quello che noi intendiamo. Siamo scettati, ma non è sicuramente quello, intendendo come ovvio per regime scopico l'insieme di quei dispositivi, di quelle convenzioni popolari dell'utilizzo delle immagini che permettono la narrativa. Indubbiamente uno sguardo egemonizzato dal cinema, però forse pena di dire, almeno con un punto interrogativo, che questo è assolutamente vero per il primo cinquantennio del Novecento, diciamo un cinquantennio che comincia nel 1895 con la prima proiezione pubblica a pagamento dei fratelli Lumière e termina in un bunker di Berlino, termina con la fine della seconda guerra mondiale. Sicuramente, diciamo, la dittatura del cinema, e questo cinquantennio sul regime scopico, totale e assoluta. Nel secondo cinquantennio, diciamo, noi siamo di fronte a una dittatura compartita con un ospite scomodo e volgare che si chiama televisione. La televisione non è solo la televisione non è solo un dispositivo domestico e familiare a fronte di un dispositivo di natura sociale pubblica come il cinema della sala, magari. Il cinema è un altro occhio, non è l'occhio del regista che ci dà un'interpretazione del mondo, è una mimesi un po' populista, un po' demagogica dell'occhio dello spettatore, quindi non si presenta come una protesi dell'occhio. Se qualcuno avesse dei dubbi, si guardi il manifesto che accompagna, molto carino, che accompagna questo nostro evento. Quindi, diciamo, per usare un parolone che gli studenti non sono complicati poi, però è i mesi e 10 mesi. Ma c'è un po' di più che si appuntino poi dopo. Ma c'è di più. Il cinema, come la filosofia, è una nottola di Minerva che si leva in volo quando i fatti sono già accaduti. E prima che il narrativo riflessivo, diciamo che è il segno del popolo, così larga. Quando io dico produzione, si intende anche diffusione, perché nel cellulare e in internet sono embedded forme popolarmente diffuse di diffusione di immagini. Novecento, io non ho parlato di dittatura a caso, era un secolo in cui, ammesso che tu fossi riuscito a fare il film della tua vita o della prima comunione del figlio, quando andavi poi alla diffusione dovevi passare sotto le forche caudine del produttore cinematografico o, come dice Renato Zero in Viva la Rai, tutto dipende dal funzionario. Cioè tu c'era un duopolio
appuntamenti, nelle ore, nei modi che dico io, che sono la produzione. Beh, già oggi con un DVD a casa nostra noi possiamo vedere il film, tornare indietro, vedere gli extra, tutte cose che diciamo al cinema non si possono vedere. Per la cronaca, dati in video, dal 2001 in Italia i proventi home video sono superiori ai proventi del cinema box office. Quindi già oggi, dal 2001, è prevalente il consumo domestico del noleggio e acquisto di supporti. E non parlo dei film in televisione. Quindi diciamo, questo è del DVD, che poi è già un altro testo del film. Invece tutto questo non esiste più. Noi siamo di fronte a un regime diffusivo e produttivo di massa. Noi siamo di fronte a una totale rottura del modello lineare di somministrazione di contenuti audiovisivi. Quindi, diciamo, è indubbio che noi siamo di fronte a un'altra cosa rispetto al Novecento. E quindi noi siamo di fronte a un regime scopito composto, dove c'è la DGS, dove c'è l'animezzo, c'è il cinema, c'è la televisione, c'è anche l'autoproduzione di tutti noi, e tutto questo, diciamo, costituisce un intreccio globalizzato, un intreccio globalizzato, un misto di DGS, mimesi e testimonianza diretta. Non c'è più il modello lineare, c'è una pluralità di schermi, come ha detto molto bene Francesco, vorrei aggiungere schermi di diverse dimensioni, alcuni molto grandi, alcuni molto piccoli. Noi sappiamo che un testo cambia molto se viene dato sul grande schermo o sul piccolo schermo, che ha avuto, diciamo, nella società successiva all'11 settembre il suo momento di massimo sviluppo, che questo tipo di offerta d'immagine marchia ormai così profondamente sia la vita privata delle persone, Facebook, che la vita pubblica, sempre Facebook, o se preferite altre forme di sostituzione dell'arena mediale rispetto alla sfera pubblica, che richiede di essere studiata con grande coraggio dai giovani. Io credo che le discipline testuali, come cinematografici, cioè quelli che sanno come si fa un contenuto e sanno spiegare come è fatto e perché è fatto in una certa maniera, hanno un ruolo centrale, cioè sono discipline del linguaggio e quindi in buona circolazione formalizzano, ci spiegano i codici, ci spiegano la simbologia, codici complessi, perché il codice dell'immagine spesso tende a scomparire, noi non vediamo il codice, abbiamo l'impressione di toccare con le mani, quella che sono l'illusione, non una proiezione. Quindi io credo che le scienze testuali abbiano un ruolo centrale in questo processo, ma che debbano essere accompagnate da un cocktail di discipline. Sono venuto volentieri qui per portare omaggio a Francesco Casetti, che questi cocktail, quelli metaforici, diciamo alcolici, li ha sempre frequentati, ma aggiungo a un'università che per opera di Stefania Giannini, ma per tutta sincerità anche della tradizione di questa università, ha stabilito un forte intreccio fra questo tipo di competenze, le competenze del testo ovunque distribuito e le discipline che hanno a che fare con la pubblicità, con la sociologia, con la comunicazione, con la comunicazione internazionale, creando un mix di discipline molto originale che crea un profilo di questa università che va molto oltre Perugia, insomma ne fa un punto interessante per lo studio dell'immagine e della cultura visuale in Italia e nel mondo.